squadra ha fatto decisamente meglio di Carrara, sia nello stare in campo che come corsa, che come anche qualità di fraseggio. Peccato che ci ha portato a tirare poco in porta. Siamo stati comunque bravi fino alla fine a voler andare in ogni modo a recuperare il risultato. Dispiace che un episodio particolare, quello in cui c'era secondo me un evidente rigore su Moscardelli sullo 0-0, avrebbe potuto cambiare completamente l'inerzia della partita. Però al di là di questo, sono episodi che possono accadere, insomma, talvolta ti capitano a favore, talvolta ti capitano contro. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra, non ha avuto paura, è venuta qua a giocare, è venuto a provare a fare la partita. Poi ci sono i momenti in cui devi anche avere la capacità di reggere l'urto con l'avversario. Non dimentichiamoci, insomma, che è un avversario di categoria superiore, visto che qualcuno di Cesena mi ha detto che non si è vista la differenza di categoria fra le due squadre. Credo che sia il più grosso complimento che ci potessero fare oggi. Abbiamo preso due gol, il secondo non lo conto neanche, insomma, partita. L'arbitro ha detto da qui mancano 30 secondi alla fine, quindi abbiamo rischiato, abbiamo mandato anche Massimiliano a saltare. L'uniche due pecche che mi hanno dato un po' fastidio e sulle quali lavoreremo in settimana è che le uniche due palle gol che abbiamo concesso sono state da due palle inattive, quella proprio nel finale di primo tempo, anche se i ragazzi mi hanno detto che comunque l'arbitro avrebbe fischiato e non avrebbe annullato il gol, non sarebbe stato valido, però sta di fatto che un loro calciatore l'ha colpita da solo. E poi nel secondo tempo, quando in pratica Benassi ha fatto l'unica parata vera di tutta la partita, quando sul colpo di testa mi sembra di Perticone, si è superato e ha mantenuto il risultato vivo, in bilico, sempre sull'1-0. Quelle due situazioni mi hanno dato un po' noia, perché potevamo sicuramente lavorare meglio. Per il resto sono contento di come hanno fatto anche i tre che sono entrati a partita in corso, a testimonianza che si sta crescendo, lo spirito è quello giusto, è quello collaborativo da parte di tutti, e da qui si deve ripartire. Da martedì incominceremo a prepararci con un unico obiettivo, quello di essere pronti il 28 per la prima di campionato.